Campagna, ragazzi, siamo qua in metro, come potete vedere intorno a gente col cellulare o gente che dorme, o senza gente praticamente. Stiamo andando a Nakano Broadway, faccio vedere la rossa, la via dello shopping di Action Figure, che sicuramente riuscirò a convincere di prendersi la monata, anche piccola. Sì. Vedremo. Cioè, la soddisfazione più grande è riuscire a convincerla praticamente. Dunque, sì, no, la mia forza d'animo è potente, è grande in me. Siamo arrivati a Nakano, ragazzi, eccoci qua. Questo video mi ricorda un po' quello fatto nel 2012, perché proprio stiamo scendendo da questa scala mobile per dopo immettermi in Nakano Broadway, cioè, era bellissimo. E sono passati 3 anni dall'ultimo video su Nakano Broadway, penso, o no? Pronti all'uscita con uno che mi attraversa la strada e mi rovina l'inquadratura. Ed eccoci qua all'interno della prima parte di Nakano Broadway, anzi questa non è veramente Nakano Broadway perché è dedicata ai ristorantini, ai negozietti che vendono cose alimentari, vestiti eccetera eccetera. Poi ci si sposterà nel vero Nakano Broadway, dove ovviamente saprete benissimo che vendono tecnologie action figure. Anzi ragazzi, anzi, se venite a Tokyo, oltre ad Akiba, passate assolutamente per Nakano Broadway, perché è la mecca per queste robe qua. Dunque, se non venite qui vi perdete veramente tantissimo, voi che amate, sono sicuro, action figure, manga, anime e qualsiasi altra cosa otaku. Vero la rossa? Verissimo, ero concentrata. Adesso vi faccio vedere un po' la strada, così vi faccio vedere i negozietti e dunque andiamo. Come potete vedere, negozi di scarpe, miliardi di persone. Spero veramente che si senta qualcosa e più che altro si veda stabile, perché camminando mi sa che vede tutto quanto tremolante. Però qua abbiamo un ristorantino, lì sono i chioza, buonissimi, wow. Qua abbiamo calze, ragazzi, vi interessano le calze? Qui le vendono veramente a basso prezzo. Qua negozi di abbigliamento e ci sono i saldi, ci sono i saldi, andiamo a far shopping. Oh, i dolcetti Ginza Crazy Corner. Questa cava la ricorderete forse se mi seguite da tempo, perché nel 2012 io e mia sorella avevamo fatto un video su una tortina presa da Crazy Corner, dove te la impacchettano in maniera tipo maniacale. Guardate, guardate la bellezza di queste torte, sembrano finte e sono vere. Sono vere. Sono vere. E c'è il 10% di sconto. Sì! Dai! No ragazzi, mi sono perso questa, me l'ha fatta vedere la rossa. C'è la torta dedicata a Star Wars. R2D2 e C3PO. 1300 yen. Anzi 1404 con le tasse. Guardate che bene che sono fatte. Wow! Wow, davvero. Ovviamente a Nakano si trovano anche queste stradine stupende, cioè che ti fanno ritornare indietro nel tempo. E qua abbiamo invece prodotti giapponesi, tipo supermercatini pieni di roba. Cioè, come fa a starci tutto dentro, io non lo so. Kit Kat al matcha. No. Forse al tè verde può essere. No. Al tè verde, al tè verde. Sì, al tè verde dovrebbe essere. Non lo so. O la menta. Boh. Ma penso al tè verde, siamo in Giappone. In Giappone. Cioè, guardate ragazzi quanti prodotti all'interno di un negozio che sarà tipo 10 metri quadri. C'è una cosa assurda come riescono a fare tutto a fare così. Cioè, veramente bravissimi. Poi quanti colori. Il Dash! Ed eccola in tutto il suo splendore Nakano Broadway, ragazzi. Guardate, già l'ingresso ti casa altamente. Perché? Perché ci sono già le macchinette, che è la prima volta che le vedo, perché l'hanno messa da poco. C'è tipo a forma di anime, con disegni di qualcosa. E già questa è una roba bellissima. Anche il giapponese che mi passa davanti è una roba bellissima. Cioè, io esigo una macchinetta del genere in Italia, anzi a casa mia. Voglio una macchinetta così a casa mia. 3, 2, 1 ed eccoci qua. E subito ci salta all'occhio il Mandrake. Ovviamente dove vendono sia action figure, che adesso ve le faccio vedere. Certe costano un bordello, certe di meno. Guardate questo Goku Super Saiyan 3, che gran figata che è. 4000 yen. Mentre qua tutto quanto manga. Cioè voi non ve ne rendete conto, ragazzi, quanto grande è questo
negozio, vendono di tutto. Cioè, tutti i manga esistenti qua li vendono. E questi qui invece sono quelli in blocco, che ovviamente vendono a metà prezzo, a poco prezzo, tipo tutta questa serie qua, che sono, ovviamente non so cos'è, a 3200 yen, ma ce ne sono parecchi di volumi. Guardate. Ovviamente è talmente grande che anche dall'altra parte, cioè è stato diviso in due per farci stare tutti i manga, se no. Guardate i volumetti speciali di One Piece, One Piece di Naruto, di Dragon Ball. Abbiamo Bleach. Bakuman, Death Note, One Piece ovviamente, ovunque, cioè ricopre tutta una libreria solo One Piece. Hentai ovunque, vedo hentai che volano. Parlo piano perché sennò, cioè guardate, questo è tutto il reparto hentai, cioè tutto quanto il reparto hentai. E poi cammini tranquillamente per Nakano e ti ritrovi un alien. E da notare una cosa ragazzi, questo alien ha un arnese davvero immenso. E poi vedi questi negozietti e ti chiedi, ma se io entro e sbatto contro qualcosa, mamma, cioè moriamo? O si cominciano a intravedere le prime action figure iperfigose, tipo ti danno il setto drammatico di Ace e Rubber, e Ruffy anzi, a 2980, cioè le due action figure, quelle che vedete, che si abbracciano praticamente a 2980 yen, che sono 22 euro. Poi invece c'è qua Shank il rosso a 1980, poi abbiamo uno Zoro a 2980, e poi guardate qua c'è lo stesso Zoro in versione però dritta a 1480, e il nostro bellissimo Barba Bianca, quello che ho io anche, a 2480, che sono anche questi tipo 16 euro ragazzi, cioè 16 euro. E guarda qui Rei a gattina di Neon Genesis Evangelion, 800 yen. Cioè, ammirate, 800 yen pure ragazzi. 980 yen quella Afrodite, sempre Rei. Altra panoramica, Ace a 3000 yen, 5000 yen, e guardate che figata queste, cioè wow, costicchiano queste qua, costicchiano parecchio perché sono giganti. No, io voglio assolutamente lui, cioè è bellissimo, oh mio Dio, torna quella faccina. Ah, vediamo, 6000 yen, dunque sui 45 euro. I prezzi di Nakano Broadway variano da negozio a negozio, e se la merce è usata ovviamente è nuova. Tipo qua abbiamo Sabo e Shanks, tipo Shanks gigante a 2990, così come anche Zoro. Per chi fosse interessato anche all'attacco dei giganti, abbiamo delle action figure immense a 2490, cioè che sono 16 euro. Poi ragazzi abbiamo tutta quanta la serie di Dragon Ball fatta dalla Van Presto, guardate che razza di figata, anche Radish e Nappa, e poi ovviamente Goku e Bardock. Cioè uno con 100 euro neanche si compra tutti e qua, tutti e 5, cioè anzi e 6. Bestiale. Quindi vi faccio vedere tutto quanto nel dettaglio, perché sarebbe veramente impossibile qui dentro, perché ogni piano contiene miliardi di negozi pieni zeppi di action figure, da quelle più vecchie a quelle più recenti. Insomma, è veramente impossibile farvi vedere tutto quanto. Cioè guardate. Beh, poi queste qui ovviamente costano parecchio, onestamente, in tanti negozi si trovano anche a meno, come vi ho detto, perché cambia proprio il prezzo da negozio a negozio, non c'è un prezzo unico. Però veramente è pieno, qua trovi di tutto, anche le mini 4VD, quanti ricordi, mamma mia. E se un giorno vi viene la pazza idea di volervi trasformare in Tiger Man, praticamente qui avreste le maschere disponibili, potete scegliere, vedete? Guarda, 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 guarda.
cioè nel senso, costano anche poco, onestamente, sì, 200.000 yen per una maschera che sono quanto? 1700 euro, ok. E dopo aver visto il prezzo cambierete idea. Ragazzi, questa quanto bella che è. Wow. Sì, però pensa anche alle ragazze. Guarda le Sailor. No. Ah, è vero, per le ragazze, ragazzi, abbiamo anche le Sailor Moon. Guarda, sono una meraviglia. Guarda. Chibiusa. Qual è Chibiusa? Quella rosa. Quella rosa. Dietro c'è Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Mercury. Sailor Dream. Sailor Plutone. Sailor Dream. Ragazzi, dopo questa proprio io divento un supereroe. Cos'è Mosca Man? Non lo so, però è bellissimo. Io voglio assolutamente andare in giro per Tokyo con questa maschera e salvare gli innocenti. Adesso ragazzi siamo nel negozietto, vi faccio vedere, di quelli con i cubi trasparenti. Faccio vedere un po' i prezzi, un po' le action figure. Queste qui sono tutte quante usate ma tenute ovviamente come nuove. Cioè ogni tech appartiene a un giapponese ovviamente, che porta qua quelle che non usa più per venderle e poi viene dato il prezzo e ci guadagna lui, ci guadagna il negozio, ci guadagnano everybody, tranne noi. dopo questa, bellissimo. È bellissima. 1000 yen. Ah, 1000 yen Goku, ragazzi, cioè, non so se... E 1800 è il genere della tartaruga, guardate la mia mano. Cioè, è grande come la mia mano, sì, praticamente. È enorme. E abbiamo anche un Lupin. Sì, infatti, abbiamo anche il Lupin a 1700 yen. Alla fine, ragazze, me le sono prese. Le sono prese questa e quella di Capitan Harlock. Cioè, guardate che bene che è fatta. Cioè, straordinaria. 1300 yen e questa, ovviamente, di Lupin, 1700. Wow. No, ragazzi, sono tristissimo. Ho scoperto che è già un supereroe. Cioè, esiste già. Io volevo essere, invece. Guardate qua, ci sono anche gli action figure di questo supereroe. Basta. Ma Nakano Broadway, ragazzi, non c'è solamente cose dedicate ad anime e manga, ma anche a comics. Vedete, c'è Hulk, c'è un negozio intero dedicato ai comics. Poi abbiamo altre action figure, tipo anche dei monster della Disney, dunque non solo Marvel, ma tutta roba che non riguarda appunto l'universo giapponese. Vedete? No, Buzz Lightyear è bellissimo. C'è 2500 yen, ragazzi, è gigante. Guardate. No, è bellissimo. No. Wow. No, io qua, ragazzi, starò a vita, dormirò qua. Cioè, ammirate le maschere di Iron Man e il busto, praticamente. Cioè, purtroppo non sono in vendita, ma penso che supererebbe il milione, penso, perché è una roba assurda. È fatta bene, penso sia anche in ferro, onestamente. Cioè, wow. Sono fatti benissimo, questo qua è bellissimo. Guarda questo pure. Cioè, il Predator. Guarda che bello questo. Not for sale, ovviamente. Wow. Ma che figata assurda. Ragazzi, ho deciso alla fine di prendermi questo Woody a 800 yen, dunque sono tipo 4 euro, nuovo ovviamente. Guardate, lo sognavo da bambino sto qua, veramente. E adesso l'ho trovato nuovo a 800 yen. Oh mio Dio, guardatelo, guardatelo. Ora abbiamo Capitan America, un'altra volta Iron Man, le Batmobili ovviamente, Star Wars ovunque. Ah, in questo video ovviamente saluto Andrea del mio vecchio Giappo Tour, perché lui è appassionato di Batman e dunque no. Bellissimo, stupendo. Altra action figure, ragazzi, qua abbiamo Majin Buu a 2980, bellissimo. Abbiamo, dovrebbe essere una Bulma quella, 3580, ma un Cell dietro lì a 3980. Abbiamo altri personaggi di Hunter x Hunter. Qua tutto One Piece. Qua carte. No! Guarda! No, vieni qua, guarda. Guarda cosa c'è lì. Guarda cosa c'è lì. Nadia! Ah! È il mistero della pietra azzurra.
È bellissimo. Ma l'avevo visto. 2980, no, stupendo. Oh, siamo sempre a Nakan, abbiamo un certo langurino e un Porto La Rossa nel mio locale preferito di Nakan, dove fanno dei chioza fantastici, fantastici davvero. E dunque, niente, ci vediamo dentro il locale e poi fuori, ciao. Abbiamo scelto, vi voglio far provare la rossa, i chioza. Abbiamo scelto due piatti da 6 di chioza e poi uno di patate arroste. Appena arrivano ve le faccio vedere. Cibo arrivato! Ecco i chioza in tutto il loro splendore. Adesso andremo a mangiarli, ovviamente, che abbiamo una fame bestiale. Siamo pieni, abbiamo mangiato io dei chioza come lei, ovviamente. Piaciuti? Buonissimi, buonissimi, fantastici. Buonissimi. E poi lei si è presa il calamaro. Sì, il calamaro fritto con l'insalatina e la maionese. E io invece un'insalatina di patate, molto ma molto buona, delle patate. Tanto per rimanere. Insalata di patate e patate. Sì. Diventerò una patata io stesso. Comunque, acquisti fatti, come vi ho fatto vedere, ragazzi, e non potevo non prendermi. Dillo. Che? Ah, non hai vinto la scommessa. Non ho vinto la scommessa, ragazzi, veramente. Non ho vinto la scommessa, non sono riuscito a fare comprare nulla, neanche una cosa insulsa da 200 yen alla rossa. E non sono facile da corrompere. E mi sento molto amareggiato per questa cosa, davvero. Non riuscirò a vivere. Prima di andare, ragazzi, la rossa aveva ancora sete. Dunque, guardate che razza di macchinette per le bibite. Tutte quante digitali, vedi, col touchscreen, vedete? Col touchscreen, allora, se seleziona la bibita desiderata, prego, la rossa scelga la bibita che vuole. La faccia di una indecisa. Io direi di puntare su questo qua, che è molto amaro. È un po' dolce amaro. No, non voglio questo, non voglio questo. Ok, questo è dolce amaro, un tè. Tè al verde, tè verde. Ok, ha scelto il tè verde. Deve appoggiare la suica qui, guardate. Va, va. E cade giù! Cioè, in maniera molto veloce. E adesso l'assaggio. No, aspetta, che non riesce ad aprire. Oddio, non ce la farò mai. Ma non ce la posso fare. La forza di mille uomini. E chi si arrabbia più mostra i muscoli. Che colpi dà l'incredibile. Com'è? Ma veramente schifo. Brava, benvenuta nell'universo delle cose che senza senso. Questo video è stato sponsorizzato da Manga Mania.